Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Penso che ormai voi lo sapete la notizia di oggi, la notizia bella fresca fresca, credo che lo saprete. Comunque Corini è stato esonerato, quindi se non lo sapete ve lo sto dicendo io, ma penso che molti lo saprete già. Vabbè, si aspetta ovviamente l'ufficialità, ma credo che sia certo. Alle 12 ci sarà la conferenza stampa. Per spiegare il motivo dell'esonero di Corini. Io nei miei video precedenti avevo detto che io non lo riconfermerei Corini, quindi perché ho detto che è molto bravo a livello tecnico, ma come mental coach ovviamente non è in grado, sinceramente, per come la vedo io. Infatti così è stato, ragazzi. Sono stato un veggente, quindi alla fine ho previsto che veniva mandato via. Secondo me hanno fatto bene. Di certo io a me, cioè, come devo dire, non sto contento. Nel senso perché comunque è un allenatore che comunque ha dimostrato di voler bene a Lecce e quant'altro. Non sono quel tipo che mo Corini out, vaffanculo, cucchione, piezza di merda. No, perché Corini si è comportato bene, ci ha messo del suo, non ce l'ha fatta lui Cristiano. Pazienza, che devi fare? Cioè, alla fine della vita non è che per forza uno riesce a ottenere gli obiettivi. Se non li ottiene, magari ci sarà stato qualche problema, qualche errore che l'ha fatto, ma non solo lui, mica solo colpa dei Corini qua. Oh, non si può pensare solo colpa dei Corini, i giocatori pure sunto, eh. Non mica i Corini in campo, che magari lui nelle ultime partite si è perso un po', si è perso, diciamo che non è riuscito a dare le motivazioni giuste, ecco. Sicuramente sarà stato qualche problema di collegamento fra i giocatori e l'allenatore, non avrà più dato stimoli. Mental coach, ho detto già prima, un allenatore ora deve essere più prima mental coach e poi, diciamo, allenatore tecnico e quant'altro, perché comunque vai alla scuola di Conversano, cazzo, Coverciano, santo Dio, grazie, sino cuglione, ma gitta solo. Vai alla scuola di Coverciano, praticamente, sto scherzando ovviamente, dai, è una gaffa, non fa niente, sia. Vai lì perché mi era venuto il lapsus. Vai lì praticamente, ti prendi il patentino e alleni, però non serve solamente quello, serve anche comunque la questione proprio mentale, saperci, diciamo, fare con i giocatori e quant'altro, capito? Non è abbastanza, cioè non è affatto semplice. Sicuramente Liverani sotto questo aspetto è molto più bravo rispetto a lui. O magari pure anche lui è bravo, però non ha saputo alla fine, si è perso e i giocatori secondo me non l'hanno, secondo me i giocatori non l'hanno seguito più. Se volete sapere il mio parere, secondo, poi fatemi sapere cosa ne pensate. Secondo me i giocatori non l'hanno più seguito, perché è possibile che mancavano tre partite e praticamente avevamo 6 punti di vantaggio su Monza e ci siamo fatti recuperare. Eravamo secondi, belli tranquilli, eravamo artefici del nostro destino in 3 partite. È saltato tutto, cioè no. Poi si è visto che l'ultima partita hanno giocato bene e le altre hanno fatto cagare. Ci sarà stato qualche problema, non è possibile buttare via una Serie A così, dai ragazzi, l'abbiamo buttata noi. Sia nel Venezia, né il Cittadella, né la Salernitana meritano di andare in Serie A. Vabbè, Salernitana non è mai andata e non meritava ovviamente. Né il Cittadella e nel Venezia, voglio dire, non è che noi siamo da meno del Cittadella e Venezia, ma dove? Ma dove? Ma dove? Dove cazzo sta scritto? La squadra c'era, la tecnica c'era, era una squadra che poteva pure. Non dico vincere il campionato, perché l'Empoli sicuramente sarà un gradino in più di noi, sicuramente sì, però non siamo da meno dalle altre squadre, quindi ragazzi, questo è tutto qui. Per me hanno fatto bene, sicuramente lui non ha saputo, diciamo, inculcare il suo credo alla fine, la carica, la voglia, la mentalità, perché i giocatori si vedevano che erano molto demotivati, molto demoralizzati nelle ultime partite, lascia stare l'ultima, intendo nelle ultime partite, quindi ha fatto bene, mo' aspettiamo la conferenza stampa delle 12 per capire come sono andate le cose. Io ho detto la mia, per me hanno fatto bene. Corini alle ultime partite si è perso, i giocatori non l'hanno seguito più e tutto, non c'era più gioco, non c'era più schema, non c'era niente più, non c'era più grinta, non c'era più entusiasmo, niente. Lasciamo stare l'ultima partita, capito? È stata una pigliata per culo. Perché se hanno giocato così tutte le partite, i decamo storia mo sta festeggiando la Serie A. Comunque De Picciotto pure ho visto che ha fatto intervista, giustamente è rimasto male, perché comunque Lecce, se andava in Serie A, avrebbe guadagnato un sacco di soldi, ragazzi, un sacco, sponsor, un bordello, ha perso un sacco di soldi. Altro che non voleva andare in Serie A. Secondo me la società vuole perdere soldi o comunque, cioè, la società è il primo tifoso. Per forza voleva andare in Serie A, è normale, se sono tifosi come noi, è normale che spera di andare in Serie A. Sicuramente ci saranno stati fra allenatore e giocatori qualcosa che non è andata. Magari spiegheranno il motivo, magari ci saranno stati dei litigi che non sappiamo, può darsi con qualche giocatore.
qualche giocatore ha fatto casino nello spogliatoio, ha rotto lo spogliatoio, ha rotto il gruppo, perché il gruppo c'era, come diceva Corini, c'era prima delle ultime 5-6 partite, quando abbiamo vinto 6 vittorie di fila. Vedevamo che comunque la forza della squadra era il gruppo. Poi qualcosa è andato perso, qualcosa è saltato. Quindi, ragazzi, io ho detto la mia. Ovviamente mi dispiace per Corini, mi dispiace perché è un allenatore comunque che ha fatto quello che poteva fare, ha fatto il suo, ci ha fatto andare ai playoff, certo, dovevamo, come ho detto prima, potevamo anche andare in Serie A, però ci ha messo del suo meglio, si è impegnato, ha fatto lui Cristiano, è inutile mo, Corini pezzi di merda, cucchiune, figli di puttana, no, no, io non sono d'accordo, ha fatto bene la società perché avrà fatto degli errori e quindi li ha pagati. Se ne sono state colpa sua, non colpa sua, volutamente, involutamente, comunque ci sono stati degli errori ed è finita qui. Aspettiamo la conferenza stampa delle 12 e vediamo. Ci vediamo al prossimo video, ragazzi. Sempre e solo Forza Lecce. L'anno prossimo ovviamente ci riproveremo. Speriamo che la società si compatti per bene con De Picciotto, vabbè, con tutta la società, che ci siano delle strategie giuste, delle buone strategie. Speriamo bene, insomma, ragazzi, speriamo bene, dai, io mi fido della società come tutti quanti da tifosi, perché loro sono tifosi più di noi, a voglia, che sono più tifosi di noi, quindi perché anche loro ci mettono, non solo sono tifosi, ci mettono pure soldi di tasca loro, quindi non gli si può dire nulla, anzi, solamente da ringraziare in qualsiasi categoria, in qualsiasi situazione, perché se stiamo qua in Serie B e potremo andare in Serie A è solo merito loro, altrimenti se non c'erano loro, ragazzi, noi strascicavamo in Serie D o eravamo pure spariti, quindi a prescindere si ringraziano. Ci vediamo al prossimo video, sempre e solo Forza Lecce. Alla prossima, ciao ragazzi!